Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Eccoci in una landa desolata. Stai bene? Scusate, ma io ho staccato la live ieri sera. Proviamo. E l'ho ripresa stamani. Ho dormito sul divano stanotte perché sì. Mi sono messo a guardare delle cose su YouTube e quindi è tutto a posto. Mi sono addormentato e niente, mi sono svegliato, ragazzi, con sto mal di gola che è veramente mistico. Sì, magari in quella parte laggiù c'è qualcosa. E quindi no, oggi c'ho tipo la voce alla Vasco Rossi. E odio di andare in live. Mamma mia. Che bruttura. Comunque c'è questo relitto che penso sia l'unico posto, forse anche là dietro, dove trovare oggetti. Cosa? Si può aprire qui? Sì. Ma quando è in acqua la questione è diversa. Un passo per volta. Magari parlando durante la live mi scaldo. Un'altra roba, Perelli. Ho trovato un altro di quei fumetti che stai... Nastro. Fazzoletti. Band, chiamateli come volete. Minchia, che ottimismo. Allora, andiamo giù. Accendiamo anche la luce. C'è una piastrina. Che sicuramente so già che me ne sarà sfuggita più di qualcuna. Però a noi si fa quel che si può. Anyway, scavalchiamo. Qua c'è altra roba, tipo una boa con tanto di luce abbandonata. Tre colpi di pistola. L'arma bianca non la cambio con quella merda lì. Per un secondo ho pensato gli avresti sparato. Già, c'è mancato poco. Sono a posto. Sono a postolo. Andiamo di qua. Lo penso anch'io. Che adesso si entra davvero nelle fogne. Ma a quei tempi avevano tutti una barca. Sì, ehi, io avevo gli occhi dentro. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a vedere cos'è. Ah, perché di lì non ti piaceva arrampicarti, è grande, grande Joel. Allora, aspetta che sto teschio c'ha qualcosa. Sento che arriva fin dall'altra parte. Posso fabbricare un cazzo. Un cazzo. Anyway. Dammi una mano con questa. Ok, insieme, forza. Facciamolo. Ok, dai ragazzi, via. Ok, andiamo. Incredibile, va prima Joel. Vai. Ehi, fuori le torce. C'è la torcia accesa, ma ho fatto bene ad accenderla prima. Qualcuno sta imparando finalmente. Questa parte qua è piuttosto birrera rognosa. Prima un'esplorazione di qua. Vediamo cosa c'è. Ragazzi, ogni buco, ogni cosa, ogni qualsiasi cosa, dateci un'occhiata. Infatti, comunque non posso fabbricare né le molotov né il kit medico ancora, che palle. Andiamo, dai. La torcia non è scarica eppure illumina così di merda, che bello. Neanche a me, non l'abbiamo. Allora, qua devo andare lei per forza. Oh, cavolo, che ratto enorme.
E... voilà. Oh, l'ho anticipata. Anyway, togliti dal cazzo. No, non fare come l'altra volta, grande. Integratori a quanti siamo? A 10. Bellissimo. Beh, non lo so. Dovremmo vedere. Non posso ancora fabbricare quello che voglio. 50 ingranaggi, buonissimi. Qua la letterina Babbo Natale. Ish. Wish me luck. C'è tipo una specie di zucchero. Il tuo cervello pesa un chilo cheat. Questo non si può muovere. E quindi la nostra piccola esplorazione è andata di qui. Andiamo da questa parte. Qui. Aspetta, zio, cioè voi non avete fatto niente oltre passare sotto questo coso e fermarvi. Ok, va bene, lo apprezzo. Tough. Possiamo uscire da qui? Sì, però aspetta. Non c'è modo. Merda. Allora. Ok, Joel. Come attraversiamo sti cazzi? Tanto questo. Che è qualcosa. Più che altro per non morire. Già non ci posso ancora andare. Invece sì, aspetta. Sì, funziona! Vado a vedere. Chiarito. Ok. Vedemo. Cosa si può fare? Puoi rimergerti qui, sì. Minchia che labirinto, che aveva ragione la lettera, però. Adesso ho nastro e forbici? Vabbè, dai, meglio di nulla. Io ho le palle per quella roba lì che non riesco a trovare. No, io, vabbè, ci sono un po' fissato che devo avere tutto sotto controllo, tutto al massimo, tutto fatto bene, quindi... è anche abbastanza colpa mia. Comunque c'è una zattera qua per Ellie. Oh merda. Non ci tenevo, sai. Due clicker. Ok, mettiamo un attimo il coltello. Si vuoi mettere una paura, ragazzi. Grazie Torcia che ti scarichi proprio ora. Grazie, 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 grazie. Ora che mi hai fatto fare fuori i clicker, mi devi coccolare, eh. Per quel che riesco a vedere. Che c'è qui? Aspetta, aspetta, aspetta. C'è un kit medico che non mi serve. C'è un'altra lettera. Sempre Ish, sì. Magari parlava di noi. Bende, ci siamo, mancherà alcol. Arriverà, arriverà. Esplosivo.
quel maledetto alcol lì, vero? Vabbè, noi rovesciamo la zattera in mare e ce ne andiamo. Dai. Aspetta, però sott'acqua c'è qualcosa, per caso? Non si sa mai. Invece no. Oh zia, se vuoi attraversare, sì, se no t'attacchi al cazzo. Andiamo, Eddie. No, oh, ecco fatto. Astuto. Non vedo l'ora di uscire da qui. Vada. Ok. Non cincischi, vada. Ma qui se tipo c'è qualche dialogo... Nuotando lo interrompi. Poi andatevene voi belli, tranquilli, che non si bagnano, vero? Ovviamente lui non può salire, ma vabbè. Cioè, fa prima tirarmi su con la mano senza appoggiarmi sulla zattera, che senso c'ha? Devo dire che quei due mi dico sorpresa. Dai che la mia voce sta migliorando piano piano. Che purtroppo c'è questa... sti sbalzi, caldo, freddo. Praticamente passi da avere la felpa a spogliarti e ritrovarti col... col ventilatore in faccia, perché non sopporti il caldo. È molto incontrollabile questa situazione, a dir la verità. Però vabbè, appena cambierà la stagione tutto sarà più semplice. Questo serve per le armi. Alcol, no, è una boccetta random, ok. Trappola sonora. Una che? È una specie di allarme. Sarà stato Ish? Ma non più, a quanto pare. Chi vivrebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. E questo sarebbe l'allarme. Anyway. Oh, bellina. Shorty. Sembra il nome tipo di un mostriciattolo di un cartone animato. Shorty. Fantastico. Aspetta, aspetta, aspetta. Dimmi che c'è un tavolo per le armi qui. Dimmi che c'è, per favore. C'è un cazzo. Certo che proprio a suo gioco gli piace regalare le bende come se niente fosse, cioè proprio darle via come il pane. Ma quando arriva il momento di dare l'alcol, 404 error not found. Altro fumetto per... no, queste sono le istruzioni. Che poi sarò stupido io, perché lo ammetto sempre, però devo ancora capire l'utilità. Sicuramente dovrò cercare su Google di queste istruzioni, di queste pagine di istruzioni, dove però non capisci un cazzo perché sono... attenzione! Macchiate. Eccolo zio Clicco. Eccolo! Dai, comincia a fare qualcosa, dai. E questa è buona per i clicker.
si risolve la situazione così. Oh, grazie per la munizione che mi hai dato indietro. E zio Clicco se n'è andato a fanculo. Giustamente. Se c'era un clicker direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Ma sono l'unico che riesce insieme a questa banda a sopravvivere clicker. No, perché se è così è veramente triste la cosa. Qui potrei scavalcare. Di qua si prosegue. Boh, fammi dare un'occhiata, dai. Al massimo torno indietro. No, torno indietro infatti. Cioè, immaginate, no? Distopico. Loro che vogliono andare avanti e io, no! Devo rubare tutto. Aspettate. Lo so che questi colpi di tosse sono fastidiosi, però ogni volta che ne tiro uno almeno la mia voce migliora. Oh, alcol, alleluia. Il kit medico e la molotov arriverà, eh. Altra lettera di Isha. Mi sa che esce questo. Eh sì, con le mosche intorno. Cioè, voi vi immaginate, ci avete mai pensato? Io ci ho pensato diverse volte. L'odore di The Last of Us. No vabbè, noi ci rimanda l'odore della nostra camera, del nostro studio, salotto, o anche quell'odore di plastica del disco per la play appena lo apri. Ma voi vi immaginate? Scritto qui? Ah, non so affetto. Immaginate dentro il gioco che odore ci deve essere. Mamma mia. Cristo. Altri integratori, poi cosa c'è? Qua nulla, forse qualcosa su, sì, sicuro. Le armi da taglio infliggono più danni, grazie al cazzo. Eccola qui. Il machete, almeno il machete contro il clicker o qualcuno, un colpo e fa fuori. Beh, sono dovuto andare su per il macete, ci sta. Lo accetto, lo accetto. Quando ci sono i topi promette malissimo. Malissimo. Ehi, forse da lì si esce. Forse. Ma non lo dire. Sam, torna indietro! Sam! Sì, tutto ok. Ma si è ribaltata la situazione. Scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. Che situazione. Leggerissimo, eh. Sì, lo so, come ogni volta. Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. E ce li hanno loro i clicker, stranissimo. Henry, cazzo, muoviamoci. E tu proteggilo. Via. Però dai, clicker sono buffi come si muovono. Un po' goffi così. Sì, sì, lo so. Sembrano tipo donne di mezza età. Cerchiamo di trovare una via d'uscita da qui. Allora. D'accordo. Ok. Con fisici iper sproporzionati. Non era body shaming, era solo un commento verso i clicker. Quindi semmai il body shaming l'ho fatto verso i clicker. Comunque, non ho ancora roba a sufficienza, che palle. Devo rifare quella molotov. Hai visto anche tu? Merda.
Se corro, fallo anche tu. Sì. Merdina. Allora, questa c'ho tanti colpi. Vi sento. Ce le ho le orecchie. Più che altro ho paura di incontrare un clicker, è quello il punto. E questi non sono clicker, eh? Perché sono quelli che si nascondono dietro le cose. Ti vedo, zio, lo so che sei lì. Fuori due. E minchia come l'ha fatto fuori. No. Che culo. Clicker. Via. Che culo. Che mega culo. Ti ho aspettato lì. Ti ho aspettato lì. E te l'ho messa nel culo. Perché quello che volevo fare è quello che ho fatto. Ah, perché non... Perché tanto non ti si vede. I tre colpi sono onesti, dai. Qualcuno si è mosso laggiù. Che poi il bello è che con la modalità di ascolto io vi individuo. Spavento mi è preso. Sono due. Aspetta, due colpi. Ma lasciatemi stare il bambino. C'è anche dei colpi, grande. In testa, è quello che ti meriti comunque, kit medico. Dimmi che me ne posso fabbricare uno di pre... No, non posso. Beh, se ce n'è rimasto uno solo? Sì. Volevi, eh? Miro del culo di aver sbagliato quello. Uno e uno per la vita, buono. Buonissimo. Dobbiamo andare avanti. Sì, lo so che ce l'ho fatta. Lo so che ce l'ho fatta. Adesso lasciami ripigliare un secondo. Ok, ci sarà da andare di qua. Guarda questo. Però prima. Sembra un'aula. Un secondo. Perché non l'hanno protetta? Vorrei saperlo anch'io. Di certo non meritavano tutto questo. Perché sono morti. Ecco il motivo, zio, sono morti. Perché evidentemente siamo gli unici sulla popolazione terrestre. Tra la popolazione terrestre che riescono a uccidere i clicker. Perché se no non si spiega, ragazzi. Perché noi incontriamo sempre gente dove ci sono luci, cacciatori, milizie e cose varie. Ma dove c'è infetti
è difficilissimo che incontriamo persone. Quindi se fai un rapido calcolo, zio, e il calcolo torna, e la gente casca sempre ai loro piedi. Dovevano essere in tanti. Chi viveva qui, intendo. Sembra di sì. E tutti morti. E ancora niente alcol. Oh, incredibile. Ultimo giretto di ricognizione di qua, poi ce ne andiamo. Ok, siamo arrivati da qua, perfetto. Dovevo un po' orientarmi, scusate. Qua dentro ci siamo già stati. Sto posto è grande ma allo stesso tempo piccolo. Sì, quello che ho appena detto, ragazzi, ha senso. Ha molto senso. Alcol. Grazie. E più che altro, come cazzo ho fatto a non vederlo prima? Tostissimo. Comunque, andiamo. Da pure. Ecco fatto. Bel lavoro, ragazzo. Usciamo? Direi che sarebbe anche l'ora, eh? Che sia lei. Andiamo. Già, sono loro. Sam! Grazie, Sam! Joel, non stare a guardarli, grazie. Ce ne sono troppi! Ellie, allontanati dalla porta! Forse se spingiamo insieme. Vieni, si fa così. C'è il coso di là! C'è il coso di là! È strisciato di là! Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha fatto bene. Ci tira fuori! Allora sbrigati! Su, vai! Via, 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 via. Adesso ovviamente sfonderanno. No, non sfondano, ok. Via. Vabbè, almeno ne siamo usciti vivi. Aspetta, non di qua. Ok, dai, direi che siamo a posto. Siamo salvo, dai. Siamo vivi, sani e vegeti. E qua non mi dai niente? Mi davi qualcosa, ma ero già pieno. Merda, è bloccata! Fammi scaletta! Posso uscire da quella finestra? Meno male abbiamo i bambini che aprila dall'altro. Sono piccoli, agili, minuti. Ehi, forza, Sam! Immaginate Joel passare di lì, minchia. Tu? Starò bene. Forza, vai! Aspetta, ma è alcol quello? Pronti? Sì, che alcol. Che occhio di merda c'ho. No! Corri. C'è un altro clicker? Via. Meno male a volte ci sono delle armi che... Altro clic. Via subito. Ok, muoversi. Forza, andiamo. Aria fresca. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. E dov'è questa torre? Ci siamo. Forza, andiamo. Ci siamo, più o meno. Ah.
Come stai, piccoletto? Ci è mancato poco, eh? C'ho alcol, che palle. Non è stato uno dei nostri momenti migliori, ma ne siamo usciti. Già. L'importante è esserne usciti vivi. Adesso finalmente si respira dell'aria buona.